Secondo te chi doveva essere? Dopo Gito, questo costume mi dà il senso del potere. Potere! Ma dove l'hai sparata? A Napoli? Raga, detto sinceramente, vorrei ripartire perché non ci ho capito nulla all'inizio. È stato tutto così inaspettato. Sì, scusa. Sì, scusa. Differenza tua, siamo addestrati. Ok, siete addestrati, ma... Io sono Spider-Man. Con i superpoteri, vi do una mano. Ditemi almeno grazie. Quanto sarà difficile da 1 a 10? Hai completato tutte le sfide. Non ho altra scelta che sbloccare la segretissima sfida bonus definitiva. Raggiungi la ESU se hai il coraggio. Caspita, la risata malvagia è più difficile di quanto sembri. Wow, ehi, ha ragione. Ma i cattivi seguono corsi speciali. Vabbè, ora dirigiamoci all'ultima missione che Peter Parker ha messo a disposizione tutta per noi, per il nostro divertimento che chissà qual è, io non ho ancora giocato. Spero che non sia troppo difficile, lo spero tanto, lo spero. Guardate che costume, incredibile. E come vi ho detto, andiamo a fare questa sfida. Come vedete, ho fatto tutto al massimo, queste missioni le ho fatte al massimo. No, ho pensato sempre di arrivare lì già preparato con una mossa Venom, quindi con la mossa speciale, così da trovarmi già preparato, iniziare la battaglia con un bel po' di punti combo. Questi scatti, queste spinte, a quanto pare rallentano. Ma io non pensavo che addirittura rallentassero. Anzi, pensavo che essere una bella spinta veloce, cioè sì, la danno, però non ti aiutano a fare quella sfida. Beh, ci devo passare attraverso. Non ho capito. A parte il fatto che c'è un crimine, un corso. Non credo che l'Underground abbia il permesso di modificare quel cartellone. È vero, l'Underground. Aspetta, dov'è? No. Ci sei, ci sei. Se aggancio il segnale dell'Underground. Segnale. Perfetto. Ora devo rintracciarlo. Quei cartelloni andrebbero aggiornati più spesso, ma non con il logo dell'Underground. Giusto. L'Underground, la pubblicità non mente. Ehi, ho dei consigli per la campagna marketing. Volete sentirli? Bella tuta, mannaggia. Ah, porca vacca. Ecco, questo è quello che rischiate. Porca miseria. Anzi, dovrei provare quello. Vediamo il trasmettere. Ciao. Dov'è? E fatto. L'Underground dovrebbe limitarsi ai volantini, onestamente. Ora, sta benedetta sfida la facciamo oppure no? Ah, ma va. Che carino il piccolino Spider-Man contro Volto. Vediamo. Per favore, non farla troppo complicata, La ESU, culla della conoscenza. L'alma mater. Ti ho raccontato dei miei burrascosi esordi accademici. Avvicinati al segnale e potrai viverli in prima persona. Ci sarà da divertirsi. Siamo davanti all'università dove Peter Parker ha studiato. Ma che what? Ma che? Sì, scusa. Che devo? Peter si è divertito. Ci vedo niente. Dove sono? Volker ha provato a togliere il movimento. Credimi, Miles, è stato uno scontro duro. Ehi, qui non si scherza.
sei sempre ai piedi, Spider-Man! No, ma non posso farlo, è vero. Oh, certo che Pitt ha dato il meglio di sé con queste. È certo che non ci avevo capito niente all'inizio. Sono anziano! Odio vuol dire! Ma non. La dal mio cranio! Sconto pensionati! Risolti casuali sul fatto che. Raga, ho detto sinceramente vorrei ripartire perché non ci ho capito nulla all'inizio. È stato tutto così inaspettato. È stato davvero inaspettato. Certo, non so se c'è scritto qualcosa nella descrizione. No, ma poi non uscivano nemmeno i tasti. E sta storia. Ah, Peter. Non ho mai messo i tasti. Sì, scusa. Sì, scusa. Pitt si è divertito da matto. Il collega di Goldsworth, Greg Bestman, insegnava alla classe. Volsworth ha provato a toglierlo di mezzo. Lo sapevo. Credimi, Miles, è stato uno scontro duro. Adoro. Ah, bastardo. Vabbè. Dai piedi, Spider-Man. E non mi lasci perpetrare i miei insensati e melodrammatici arrivi in pace. Certo che Pitt ha dato il meglio di sé con questa imitazione di Voltorn. Sì. Sono anziano. Odio i giovinastri. No. Dove sono? Dove sei io? A volto. Che non sono all'altezza di sfidarlo. Uguale. A parte te. No. No. Dopo una dura battaglia, finalmente. Ma sconfiggeremo tutti i suoi nemici. Sceso in campo il suo cervello. Oddio. No. Per la verità ero al corde. Non ero esausto. Era stento sudato. Sembrava forte. Due Voltur? Ah, due! Okay. Ma fu. Sono per strano. Com'è essere usati come metafora dei drombi dell'inesperienza? Voltur numero due. Oh! È fantastico, Voltur numero uno! Adoro fare da esempio per mostrare l'importanza di non eccedere. Donna. Ma sì, come ha creato tutto questo? È proprio difficile concentrarsi. Ehi, Voltur numero due, cosa dice? Io non sto per niente seguendo i dialoghi. Cioè, non che non voglia, semplicemente perché è difficile concentrarsi su due cose. Secondo te perché siamo così malvagi, Voltur numero due? Quanto siete. Inoltre qui i poteri di Venom non mi servono a nulla. Staffa. Dove hai sparato, Lerania? Ma dove l'hai sparata, Anna? Cosa mi ha dato forza? Vedere J.R. incoraggiato. Se loro credevano a me, potevo farlo anch'io. Ah, adesso ho capito. È un combattimento con una morale. Bella struttura tematica. Ho fregato, No! Tornerò, Spider-Man! Stanne certo! Cioè, se c'è una cosa negativa durante questa missione è che ci sono i dialoghi che tu non riesci a seguire. Ti devi concentrare su quello che devi fare. La forza ovunque. A Manhattan, sulla West Coast, persino in Simcaia. Suonerà strano, ma devo questa consapevolezza a un vecchio travestito da uccello. Devo mandargli una cartolina. Comunque, ben fatto, Miles. Spider addestramento olografico ufficialmente completato. Sì? Allenamento? Fantastico! Pitt ha messo in piedi uno scontro da paura! No, Miles, fa vedere il costume. Fa vedere il costume. Il primo nemico di Pitt. Però questo non l'ho letto. Sarà un trofeo nascosto. Completa la prova finale. O forse no. Beh, non lo so. Va, che bello! Bellissimo questo costume. Ci avevo già pensato. Molto probabilmente delle sfide ti permettono di ottenere delle ricompense tipo costumi, come in questo caso. Costume Miles Morales 2020. Sembra un po' i Daft Punk con quella maschera, oppure Cloud. Ma ha dei potenziamenti, no? Vabbè, non è stato molto difficile. Non ci sono dei punteggi da fare in questa missione. Potremmo giocarla altre volte, immagino. Come si possono rigiocare queste, si può rigiocare anche questa sfida. Però io direi che per adesso, ovviamente, dobbiamo continuare con la storia. Con quale costume continuarla? Non lo so. Poi ho sbloccato anche questo. Chissà l'espressività della maschera come sarà. Nel senso, le lenti sono digitali. Potremmo vederlo adesso.
se abbiamo la possibilità. Noi comunque ci vediamo con la prossima missione principale. Via da quella macchina! Secondo te chi doveva essere? Dopo Gito. Questo costume mi dà il senso del potere. Potere! Ti spacco il cranio! Ehi, piano. Non ci penso a scappare! In verità non capisco l'espressività come... Inoltre questi, di regola, possono scappare, ma stavolta non l'hanno fatto. Spero che al Raft tengano corsi di educazione artistica. Abbiamo un atto di vandalismo in corso. Oh, e questa? Che sta a fa qua in mezzo? A differenza tua, siamo addestrati. Ok, siete addestrati, ma... Io sono Spider-Man. Con i superpoteri, vi do una mano. Ditemi almeno grazie. Al prossimo episodio. Spero che questo vi sia piaciuto. Ho fatto un po' un recap di tutto ciò che ho fatto finora riguardo le missioni secondarie. Ehi, c'è lo Spider ragazzino! Non posso dire che non mi sono divertito, solo che a volte sono... comunque complicate queste missioni. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se così è stato, mettete un bel mi piace, commentate e iscrivetevi se non lo avete ancora fatto. Alla prossima!